Ciao a tutti, amici di YouTube, io sono Marco e bentornati nel canale. Oggi è Pasquetta e quindi sono in compagnia di queste bellissime donzelle. E le ragazze in questione sono Martina, Matilde, Giorgia e Arianna. Oggi andremo a fare una bellissima challenge, visto che siamo in vena di challenge, che è la 7 Second Challenge. E visto che Matilde la conosce meglio di me, la faremo spiegare a lei. La challenge consiste, ad esempio, una persona sfida un'altra e dice in 7 secondi devi fare qualcosa. Ad esempio dipingere una cosa o bere l'acqua dei pesci. E poi chi non lo fa deve fare una penitenza. E la punizione in questione sarà mangiare un bel cucchiaio di ketchup. Ok, abbiamo estratto sorte e la prima che deve proporre a uno di noi una challenge da fare è Matilde. Applauso! Vai Matilde, scegli la tua vittima. Tu. Tu. Ok, quindi per ribadire adesso tu mi dirai una sfida da fare in 7 secondi e se io non la porto a termine devo mangiarmi il ketchup, giusto? Sì. Ok, allora in 7 secondi devi mangiare mangi giù, perché se lo sputi o se lo vomiti devi mangiarti un bicchiere di ketchup. Matilde, non posso mangiare in 7 secondi tutte quelle. Una. No, Matilde, no, non posso. Quelle cose. Che schifo. Allora, facciamo vedere anche col video. Questo è la roba che dovevi mangiare. Aiuto. Dai, che ce la fai. No, no, sbocco. Diciamo che i 3 sono insieme. 3, 2, 1, via! No. Sei stop. Bene. No. Pieno di ketchup. Sì, ma molto meglio che sta merda, mi prego. Allora, dato che ho palesemente perso la sfida, mi tocca il ketchup. Devo riempirlo tutto, sto schifo. Sì. Ma non ti piace neanche quello? No, per niente. Sono pronto, 3, 2, 1, via. È schifo. Fatta, basta. Benissimo, adesso tocca a me scegliere la prossima vittima sacrificale. E andrò su Giorgia. Dunque, devi uscire e andare in giardino e prendere 10 foglie dalla siepe e tornare qua. Ti seguo con la camera. Da qui, dai, da qui, sto 3 anni a staccare le foglie. Sei pronta? 3, 2, 1, via! In te, non ce l'hai fatta. Ok, vediamo quante foglie ha preso. Questa qua non è una foglia intera. Non è riuscita a portarla in tempo. Sì, va bene. È scampata il ketchup, ragazzi. Va bene, dai, Giorgia è salva. Ok, benissimo, adesso tocca a Joe scegliere la prossima vittima. La faccio avanti. Grazie. Sarai la prossima vittima. Non fare cazzate. Falle mangiare roba con glutine. E deve bere una roba strana? Sì. Okay. Sì, va bene. Ok, basta, allora, deve bere una roba strana. Solo fa. Non rum. Ok, questo. È buono però. Marco, ah, io non sto facendo niente. Sì, esatto. Carote. Sì, ci sta. Ok. Io non so più che cosa. Sì, esatto, prendo tutto. Non penso a vedere a me. Fai vera. Vedere cos'è. Non lo so, ma vabbè. Una roba verde. Poco. Ok, perfetto, direi che ci siamo. Fuori, un goccettino piccolino solo. Un sorsetto. Possiamo andare fuori così mi viene a vomitare almeno. Sì, sì, fuori. andiamo. Okay. Che merda, e non vomitare. Questa cosa bianca che avete messo dentro. Cos'è? Prova ad annusare. Dio, no, 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 che le viene ancora più a vomitare. Ma 3, 2, 1, via. Tutto. No, tutto. E... no, boh, vabbè, brava. È riuscita. Dio santo. Pensando. Beva, sai cosa hai? Che cazzo? Ah, nonino, senape, maionese. Un punto. Poi c'era Coca-Cola. Acqua. No, assaggia. No.
io assaggio. Non è tanto male. Nuovo no. Drink. Che palle, ragazzi. Sì, devi scegliere te tra Ariane e Matilde. Tra me e Ariane. Matilde, ovviamente. Falle fare qualcosa di assolutamente terribile. No, no, deve mangiare qualcun altro in ketchup perché sono in casa. Benvenuti allo show di Matilde e Marco. Ora vi presenteremo il Coachella. Sì. Ok. Fatto, non la serata, okay, ma fatto. Matilde deve bere una cosa che non sappiamo ancora cosa sarà. In un modo strano, nel senso che deve mettersi come quando si ha il singhiozzo, bisogna mettersi così e deve bere al contrario. Ho capito. Oddio. Eh? Non ho capito come, però va bene. Che schifo, Giorgia, madonna. Io non ho capito come devo bere. Devi, dai, buco la testa. Da giù? E devi. I capelli, qualcuno me li tiene. Sì, come devi vomitare? Io non so, io bere. Che schifo odore di alcol. Devi buttarlo giù in 7 secondi. 3, 2, 1. Niente. Ha buttato giù un goccio. Non ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Devo preparare il ketchup. Ketchup. Ho già pensato. Marco di. Oh. Ah, stai lento, non l'hai messo così tanto. Sì, sì, era così. Fai vedere la telecamera. 3, 2, 1. Buono. Mangialo subito giù. Bevilo tutto. Subito giù. Bevi, bevi. Brava Marti. Adesso quindi, last but not least, tocca ad Ari. E la punizione, visto che Marti toccherebbe a lei, però ha già scelto per me la sfida, la decideremo tutti quanti noi quattro insieme. No, oh mio Dio. Ovviamente, perfetto. Così. Un gran po' perché devi sapere che c'è deve essere il tuo. Ok, dai. Cerchiamo di mescolare in modo che non si veda. Non si amalgama. Davvero? Oddio, beh, vabbè, beh, meglio così. No, fammi ammirare. È una... No, non puoi guardare che cosa. Non puoi Vediamo guardare. Vediamo negli occhi. No, non puoi guardare. Oh, all right. Tieni, oh my god. Tieni questo bicchiere. Dov'è, dammi. E bevi un po' di questo. Posso alzare prima? No. Sì, puoi alzare. Sì. Non sei un cazzo, il naso chiuso. Sei pronta? Tre. No, posso sputarlo qua dentro se mi viene sì. a sputarlo. Due. Uno. Via. L'ha bevuto, ragazzi. Era terra! Coca-Cola! Povera! Dai, Coca-Cola, forza! Cosa sulle mani! Il mare, quanto è bello il mare! Tu dovresti dire un mese d'amore che sarà! Allora ragazzi, la challenge schifosissima è finita qui. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e un commento qua sotto. Iscrivetevi al canale. Seguitemi sui social che trovate nella descrizione. Noi ci rivediamo in un prossimo video e ciao. Bye bye.